Sono passati ormai 3 anni dall'ultima stagione di Stranger Things e quelli che dovevano essere attori bambini ormai sono diventati praticamente adulti. Poi c'è anche il fatto che non ci ricordiamo niente di quello che è successo nelle altre stagioni. Beh, ho una buona notizia per voi. Il secondo problema è già risolto perché ci sono i riassunti delle passate stagioni sempre su questo canale. E adesso riassumo anche la prima parte della quarta stagione, così quando uscirà la seconda parte potete usare questo video per ripassare di nuovo. Oh mio Dio, vedete che è un circolo vizioso. Ciao, sono Bounded Mind e in questo video vi riassumerò la storia del volume 1 della quarta stagione di Stranger Things sotto il mio punto di vista. Siamo nel 1986 e Joyce, Will, Jonathan e 11 hanno spostato baracca e burattini in California, dove 11 continua a sentirsi col suo fidanzatino Mike raccontandogli una serie di cavolate senza motivo. Joyce, da buona tutrice premurosa, se ne sbatte di tutti i problemi della ragazza perché riceve a casa sua un pacco che contiene una misteriosa bambola di porcellana, talmente inquietante che io solo a vederla l'avrei fatta arrivare all'aria. Joyce capisce che proviene dalla Russia e con l'aiuto di Murray riesce ad aprirla trovando un messaggio scritto al suo interno. Hopper è vivo. Buongiorno, che non l'hai visto il primo trailer? Ce l'avevano spoilerato già lì. Tutti gli altri marmocchi sono invece a Hawkins e passano la loro vita in maniera diversa. Lucas si è fatto prendere la fissa di diventare popolare e sta scacando malamente i suoi amici storici per giocare a basket. Max è alle prese con l'elaborazione del lutto per la morte di suo fratello Billy, il cattivone della passata stagione, e Mike e Dustin, che proprio non possono fare a meno di nerdare, si sono uniti a un altro gruppo con un nome incredibile. Equivoco. L'Hellfire Club. Questi giocano a D&D e sembra il nome di una setta satanica. Il capoccia di questo gruppo è un tizio di nome Eddie Manson, che pare il membro segreto dei Queen ed è un tipo a posto, se non fosse che per alzare qualche soldino vende polverina magica a chi gli capita sotto tiro. La prima persona a capitargli sotto tiro è tale Chrissy, fidanzata di Jason, il capitano della squadra di basket in cui gioca pure Lucas. Sta ragazza, siccome non fa che sentire voci, ticchetti di orologio e vedere pendoli anche dove non ci sono, pensa che la soluzione sia ridurre lo stress drogandosi. Ma quando arriva nella roulotte di Eddie, questa sua visione prende il sopravvento. I suoi occhi si ribaltano e lei inizia a innalzarsi come se stesse risorgendo e alla fine tutte le ossa le si spezzano e lei muore. E mo so uccelli senza zucchero, perché a Hawkins non hanno ancora accettato l'idea della città maledetta dopo 3 stagioni e sicuramente penseranno che Eddie sia un assassino psicopatico visto che questa è morta a casa sua. Ma che deve succedere ancora per farvi aprire gli occhi? Mo, dicevamo che Hopper è sopravvissuto e le nostre lacrime alla fine della stagione 3 sono state inutili. Dove si trova ora? In Russia, e a quanto pare si è messo d'accordo con una guardia carceraria di nome Antonov, per gli amici Enzo, che lo aiuterà ad evadere. La bambola arrivata a Joyce, infatti, contiene un numero per contattare Enzo, che aiuterà lei e Murray a raggiungere un intermediario di nome Yuri, al quale dare 40.000 cucuzze per salvare Hopper e portarglielo. Stai a vedere. Intanto Hawkins, visto che come di consueto è morta una persona, tutti i gruppetti di ragazzi decidono di indagare sull'accaduto separatamente. Tutti tranne Mike, che se ne sbatte dell'ennesimo omicidio e vola in California a trovare la sua fidanzatina. Così Dustin, che conosce Eddie e sa che l'omicidio è avvenuto a casa sua, raccatta Max, Steve e Robin e insieme rintracciano il capellone per spiegargli che loro sono dalla sua parte e per toglierlo dalle grinfie degli sbirri. Il Mind Flayer e il Demogorgone erano i nomi dei vecchi cattivoni. Questo come lo chiamiamo? Un altro nome nerd da D&D, Vecna, che suona bene. Poi c'è pure Nancy, che continua a fare la giornalista ed è in cerca del solito scoop. Andando sul luogo del delitto, incontra lo zio di Eddie, che protegge il nipote e rivela alla ragazza che secondo lui l'assassino è stato Victor Krill, un uomo che anni e anni fa ha ucciso tutta la sua famiglia e da allora è rinchiuso in un manicomio. Nancy si mette in testa di andare al manicomio a parlare direttamente con lui, ma poco dopo il suo collega Fred inizia a sentire le stesse identiche cose che sentiva Chrissy prima di morire e muore esattamente come lei. A sentire queste voci da Hawkins, Owens, che è uno degli scienziati invischiato col famoso laboratorio degli anni precedenti, pensa che 11 possa essere in pericolo. Quindi vola in California e se la trascina in laboratorio perché ha trovato un modo per farle riacquistare i poteri. Poi, siccome se quegli altri vengono lasciati soli, poi gli assale l'impulso irrefrenabile di indagare, una squadra di 2 agenti viene mandata a casa di Will, Jonathan e Mike per sorvegliarli. Visto che il compagno di merenda di Nancy è morto, lei lo rimpiazza con una facilità estrema classica dei film americani e trascina con sé Robin. Con un inganno veramente scemo, le due riescono a rintracciare Victor Krill al manicomio e scoprono le seguenti cose. Tempo fa, Victor era stato trovato in casa con i cadaveri dei membri della sua famiglia e il corpo di suo figlio svenuto. Aveva dato la colpa del tutto a un demone ed era stato preso per pazzo e rinchiuso in un manicomio. Facendo 2 più 2, Nancy e Robin pensano che questo demone possa essere lo stesso che ha ucciso Chrissy e Fred, quindi tornano dai loro amichetti a scambiarsi idee. Il brainstorming viene interrotto da Max, che inizia ad avere le stesse identiche visioni dei due morti. Va in paranoia e allontana tutti.
Fortuna vuole che proprio mentre sta per fare la stessa fine degli altri, Robin scopre che la musica può salvarla, così le schiaffano delle cuffie alle orecchie, schiacciano play e aprono una specie di squarcio nella sua visione permettendole di scappare via da Vecna, che scopriamo avere la forma di una persona coi tentacoli e senza naso, perché un vero cattivo non merita un naso, vero Voldemort? Intanto 11 è arrivata nel laboratorio e lì c'è ancora il professor Brenner che assieme a Owens ha sviluppato una vasca di deprivazione sensoriale specializzata chiamata Nina. Praticamente la loro idea è schiaffare 11 nella vasca e farle rivivere i ricordi del passato per ricordarsi anche come si fa a spaccare i culi con la magia. Così la rasano, la sottopongono al trattamento e le fanno riacquistare subito i poteri. Nelle varie visioni 11 si trova sempre in una stanza piena di bambini numerati, rasati e impigiamati come lei, e con anche un tizio più grande di nome Harry che indossa un pigiama molto più bello degli altri e che ripete sempre le stesse cose facendo amicizia con 11. Mike, Will e Jonathan sono sulle tracce di 11 e dopo una sparatoria nel luogo dove erano sorvegliati scappano assieme a un agente in fin di vita e recuperano grazie a lui un numero di telefono per il progetto Nina che si collega a un modem. Siccome stanno nei paraggi e Mike non è uno smanettone anche se non ha visto la sua ragazza per tanto tempo, pensano bene di chiedere aiuto a Susie, la fidanzatina di Dustin, che a quanto a roba informatica è più meglio assai di Mr. Robot. Infatti in 448 trova le coordinate del progetto Nina e si unisce ai ragazzi per raggiungere il posto. Bene, ora vi ricordate che Joyce e Murray dovevano semplicemente andare a pagare il riscatto per riavere Hopper? Un casino, perché il loro contatto li inganna tutti. Succede un bordello, si menano, Hopper viene arrestato di nuovo, alla fine Murray ha la meglio sul bastardo traditore e in qualche modo riescono comunque ad arrivare in Russia dove Hopper è imprigionato. Insomma, non la tiriamo per le lunghe. Joyce e Murray imprigionano Yuri. Murray si spaccia per lui, entra nella prigione di Hopper e si riuniscono così finalmente al pelatone baffuto. Beh, è stato salvato, ma possiamo pensare alle cose serie. Nel frattempo i ragazzi a Hawkins riuniti ragionano sui racconti di Victor Krill e decidono di andare a casa sua per indagare sul posto dove c'è stato il presunto primo omicidio. Ma ci deve essere sempre chi rompe le palle. Jason, con i suoi scagnozzi membri della banda di basket, ha passato tutto il tempo a cercare Eddie perché crede che quest'ultimo sia il responsabile dell'omicidio della sua fidanzata. E stavolta l'ha beccato ed è pronto ad applicare la legge del taglione. Eddie scappa a bordo di una barca e viene inseguito a nuoto da Jason e un suo amico, ma quando stanno per arrivare, l'amico comincia a avere le visioni di Vecna e fa la stessa fine di tutti gli altri. Questa cosa fa spaventare a morte Jason, che viene portato in caserma e testimonia sull'accaduto convinto al 100% che l'Hellfire Club di Eddie sia una setta satanica che contatta i demoni e chiede di commettere omicidi a pagamento. Consiglio spassionato, se dovete fare un gruppo di D&D, chiamatelo Simpatici Coniglietti, sennò vi danno dei satanisti. A questo punto Dustin nota che l'ago della sua bussola funziona in modo strano e seguendo la direzione scoprono che là vicino c'è un portale per il sottosopra proprio in mezzo al lago dove è morto l'amico di Jason. Così vanno lì e Steve si tuffa come un vero eroe ritrovandosi intrappolato nel sottosopra dove viene attaccato da guarda cos'è volato in mio bagno, guarda! Pistrelli! Nancy, Robin e Eddie si tuffano appresso a lui per salvarlo, ma restano tutti intrappolati senza sapere come uscire. Niente paura, perché ci pensa la vita, mi han detto così. No, ci pensano Dustin, Lucas e Erika all'esterno, che mettono insieme le loro teste bacate e scoprono che ogni volta che Vecna uccide qualcuno, genera un portale per il sottosopra esattamente nel posto dell'omicidio. Comunicando con i ragazzi bloccati nel sottosopra, che nel frattempo si sono mossi fino ad arrivare a casa loro nel mondo parallelo, gli dicono della scoperta e si danno appuntamento a casa di Eddie, dove riescono a uscire dal sottosopra usando il portale creatosi con l'omicidio di Chrissy. Ma non tutti. Nancy viene posseduta da Vecna proprio in quel momento e resta intrappolata a sua volta. Qui riceviamo uno spiegone. Vi ricordate Henry, il tizio col pigiama più bello di tutti? È il figlio di Victor Krill. Il povero Victor non ha ucciso nessuno, è stato Henry a uccidere tutti prima di svenire. In seguito a quell'avvenimento è stato affidato alle cure del dottor Brenner, che lo ha trasformato nel soggetto 001 dei suoi esperimenti. Anni prima, nei ricordi rivissuti da 11, ha ucciso tutti i soggetti di Brenner e ha chiesto a 11 di unirsi a lui per sradicare l'umanità. 11 si è rifiutata, l'ha menato e l'ha scaraventato nel sottosopra, dove a forza di tintarelle e tentacoli ciucciacose ha perso il naso e si è trasformato in Vecna. Quindi ricapitolando, il Demogorgone sembrava il cattivone principale e invece era solo un soldato semplice. Vecna è il generale e il Mind Flayer è il cattivone principale che usa Vecna per aprire i portali col sottosopra. Ho capito bene? Dai, promette bene. L'inizio di questa quarta stagione me lo fa piacere più delle altre e tutto è più pauroso che mai. Voi cosa ne pensate? Venite a dirmelo su tutti i social che lascio in descrizione che vi rispondo e ci facciamo quattro chiacchiere in allegria.